sono stati 3 anni di attività intensa, durante le quali, insieme alle tante cose che sono riuscita a fare con l'organismo territoriale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità, ma molte altre criticità che io ho rappresentato alle istituzioni comunali, non sono state assolutamente ascoltate. Con le scarse risorse che mi sono state messe a disposizione, ho cercato di fare del mio meglio, però ci sono stati troppi silenzi da parte di questa amministrazione. Ci tenevo che la figura del garante, che è una figura importante per la persona con disabilità, non venisse confusa con questa amministrazione inadempiente. Io sono assolutamente rammaricata, sia come garante ovviamente, ma anche come persona, perché considero che questo atteggiamento sia lesivo proprio della dignità di tutti noi cittadini, soprattutto delle persone con disabilità e delle loro famiglie, costantemente ignorate. E volevo anche ringraziare tutti i cittadini che con me e come me si occupano e lavorano per alleviare questo dolore della disabilità, molto spesso ignorato, non ascoltato da chi potrebbe alleviarlo. Lei ha parlato di criticità inascoltate, ma quale a suo punto di vista è stata, diciamo, la molla che ha fatto scattare, ha fatto sì che lei prendesse questa decisione? Qual è la criticità che più è venuta fuori e non è stata risolta da parte delle istituzioni? Fin dall'inizio già la figura del garante è stata poco pubblicizzata da questa amministrazione, perché ha avuto difficoltà intanto a diffondere la notizia che esisteva un garante al comune di Palermo. Quindi da lì in poi le risorse, come dicevo prima, messe a mia disposizione sono state scarsissime. Ci sono state diverse interpellanze da parte mia che non sono state incontri richiesti, ma che seppur in videoconferenza non si sono riusciti a verificare, non sono riuscita a comunicare con gli assessori di competenza relativi alle criticità che man mano andavo riscontrando. Nel frattempo, diciamo, la goccia, come lei mi chiedeva, che ha fatto traboccare il vaso è stata questa mia relazione che ho presentato a dicembre 2021, è una relazione annuale che il garante deve rappresentare alla giunta comunale, e in cui ho diffidato l'amministrazione per la mancata realizzazione del PEBA, che è il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, una legge dell'86 per cui l'amministrazione rischia un commissariamento da parte della regione se non si provvede abbastanza presto.